Buongiorno e buona festa a voi, che dalle vostre abitazioni, dagli ospedali, dalle case di cura, dai luoghi in cui operate, gioite insieme con noi, partecipando all'esultanza incontenibile della città di Bari. Così padre Giovanni Di Stante, priore della Basilica di San Nicola di Bari, in apertura della sua omelia durante la messa tradizionale delle 5 del mattino in onore del santo patrono della città. Una basilica aggremita di cittadini e pellegrini venuti da tutto il mondo, in una città che si fa luogo privilegiato di pace e di accoglienza, così come recitano le parole di Papa Francesco, riportate da padre Di Stante, che dal pulpito ha ricordato che tra i patronati principali di San Nicola c'è quello dei bambini. I bambini non devono essere mai lasciati soli, i bambini non devono soffrire mai. Eppure, secondo recenti dati statistici, sono 500 milioni i bambini vittime della violenza e della guerra. Una tragedia che rattrista il cuore di Dio, di cui San Nicola si fa testimone, e per cui lo stesso santo di Mira si fa portatore di un messaggio di pace, da intendersi come fratellanza tra i popoli, ma anche come unione all'interno di una stessa comunità cittadina. Mi fa piacere che in questi anni si è rafforzato il senso della comunità nella nostra città, vedere oggi alle 5 di mattina tante persone, ma soprattutto tantissimi ragazzi, vuol dire che si rinnova la tradizione attorno anche a quelli che sono i valori identitari di questa città. Unione nei valori e nell'identità barese che lo stesso primo cittadino invita a mantenere salda nel nome di San Nicola. Mi raccomando a conservare questa magia, mi raccomando a conservare questo rapporto che si è creato tra tutti noi, non lo interrompiamo.